Sì. Sì, sì. Amici di Volleyball World, buonasera dal Geo Palace di Olbia, da dove siamo pronti a raccontarvi il secondo atto della serie di ottavi di finale playoff del campionato di Vivo Serie 2 Ermea Olbia contro LPM Mondovì. Mentre questa sfida inizia sempre sulle immagini di, o meglio sulle note di Imagine di John Lennon, un inno internazionale alla pace, un tema ancora d'attualità, e tutto il pubblico applaude nella speranza che la situazione in Ucraina si risolva presto. Dicevamo, da una parte c'è un Ermea che non vuole assolutamente smettere di sognare e vuole questa sera regalarsi un'altra impresa,
dopo il clamoroso upset di gara 1 al Palamanera. Dall'altra invece c'è ovviamente la rabbia, c'è l'orgoglio di Mondovì che vuole immediatamente rialzarsi e tornare di fronte al pubblico amico per strappare l'accesso ai quarti di finale nella eventuale bella Ermea, che ha avuto la meglio domenica a Mondovì in maniera probabilmente inaspettata sotto certi punti di vista, all'interno di una gara assolutamente dai due volti, con un avvio assolutamente dominato dalla squadra di Guadalupi nel primo set. Poi in realtà c'è stata la reazione delle monregalesi nel secondo set, una reazione veemente con due set appunto vinti con ampio margine, mentre nel prosieguo della gara la controreazione dell'Ermea con la vittoria strappata al quinto set con un perentorio 15-5 appunto nell'ultimo parziale. Mentre va in scena la presentazione dello starting six della LPM Mondovì, che schiera Maria Luisa Cumino in diagonale con Veronica Taborelli, in banda Alessia Pocurini e Lea Hardeman, al centro Mila Montani e Beatrice Molinaro, il libero è Veronica Visconti. Dicevamo, da una parte c'è l'Ermea che vuole stupire ancora e che gioca con la mente sgombra, senza pressioni, dall'altra parte c'è una formazione dalla cifra tecnica senz'altro superiore, ma che deve fare i conti con la pressione dettata dal pronostico favorevole. Presentazione anche per lo starting six dell'Ermea Olbia, da questo punto di vista c'è una defezione dell'ultimo minuto, problema per Maria Adelaide Babatunde, un riacutizzarsi della sua, il suo precedente infortunio al menisco, la messa KO, e allora quest'oggi viene sostituita da Camilla Gerosa. Per il resto in casa Ermea c'è Veronica Lasia al palleggio con Sofia Renieri opposta, in banda Christine Milen e Ilaria Maruoti, al centro come detto Camilla Gerosa con Karin Barbazzeni, il libero e il capitano Giorgia Caforio. Tutto pronto per l'inizio di questa partita che verrà arbitrato dai signori Luca Pescatore e Luca Grassia. Come detto, vantaggio non da poco per la LPM Mondovì, con l'assenza di Babatunde che peraltro era stata la MVP di gara 1 con 15 punti e un rendimento a muro spettacolare. Ermea che ha fatto tanto appunto in questo fondamentale nel corso di gara 1, è stato un po' la chiave del successo ermeino, assieme all'elevato livello in battuta tenuto in maniera pressoché costante. Dicevamo, il livello in battuta tenuto in maniera pressoché costante dall'inizio della partita, e Mondovì ha posto rimedio a partita in corso schierando Trevisan al posto di Hardeman per larghi tratti della partita, appunto per rinforzare la ricezione. Vedremo come andrà questa sera il primo pallone, comanda dall'altra parte Cristina Milen, l'attacco di Taborelli, block out e primo punto che prende la direzione della LPM Mondovì in questa partita, appunto firmato da Veronica Taborelli, mentre in battuta va Molinaro ora per Mondovì. C'è Caforio in ricezione all'Asia per il primo tempo di Barbazzeni, difeso molto bene qui da Mondovì, attacca Hardeman, il tuffo di Caforio all'Asia, vuole andare dietro da Sofia Renieri, un attacco in diagonale tenuto miracolosamente vivo da Mondovì, ci riprova l'Ermea, ricostruzione per Maruoti, attacco out, anzi c'era il tocco a muro secondo l'indicazione del primo arbitro, dunque primo punto anche per l'Ermea. Faccio un po' perplesse per quanto riguarda Mondovì, e invece la segnalazione è stata decisa nel braccio alzato in direzione della metà campo dell'Ermea, che ora manda in battuta Karin Barbazzeni. L'attacco di Taborelli, murato out, secondo punto per la squadra di coach Solforati. Taborelli, un servizio forte, arriva l'ace, 3-1 per Mondovì con Taborelli protagonista, subito braccio caldo il suo, passe 94, Taborelli seconda stagione a Mondovì dopo la parentesi a Macerata,
giocatrice di assoluto livello per la categoria, ancora servizio forte, arriva ancora il punto per la squadra ospite, è il quarto. Partita forte Taborelli. Volta cambia opzione, prova a sorprendere Maruotti, c'è il primo tempo efficace di Camilla Gerosa, responsabilità non da poco quest'oggi sulle sue spalle. Ricordiamo, si tratta di una giocatrice molto giovane, classe 2001, esordiente nella categoria, ma che ha saputo farsi apprezzare per larghi tratti di questa stagione, sostituendo in maniera brillante appunto Babatunde. In battuta Sofia Renieri, out. Il suo servizio 5-2 allora per Mondovì. E ora tocca in battuta alla statunitense Hardeman. Errore anche per lei. Per lei al secondo anno di militanza a Mondovì, proprio come Veronica Taborelli. Terzo punto Ermea, prova in qualche modo a sciogliersi un po', inevitabile anche un pizzico di emotività nell'approccio alla gara. In battuta c'è Ilaria Maruotti. Problemi in ricezione per le Hardeman, lo abbiamo detto, questo può essere uno dei temi della partita, ha sofferto in questo fondamentale la statunitense anche in avvio, soprattutto nel primo set di gara 1. Ermea che prova a pizzicarla e si porta ora sul meno 1, 5-4, ancora Ilaria Maruotti, delle classe 94 come Taborelli, con varie esperienze anche nel campionato di Serie 1 a Conegliano e Modena. È andata ancora verso Hardeman, l'attacco è per Popolini, questo pallone spinto in direzione di Renieri, attacca Milen, c'è Visconti e poi Cumino, vuole la pipe per Hardeman, difesa bene da Caforio, all'Asia dietro da Renieri, il muro di Montani, ricostruzione Ermea, stavolta per il posto 4 di Christine Milen ad attaccare un pallone abbastanza complicato, murata Popolini, deve intervenire Hardeman, Cumino gioca la fast per Montani, arriva il punto numero 6 per la LPM Mondovì, ripristinato il più 2, scambio molto combattuto questo, molto acceso. Con la fast per Montani, che è stata la soluzione giusta in casa LPM, è proprio lei ad andare in battuta su Maruotti, all'Asia torna in posto 4 da Milan, che prova a giocare sul lungo linea, ma attenta Hardeman, Popolini con una palla indirizzata sul lungo linea, più 3 Mondovì, 7-4 Popolini, l'ex club Italia dunque a metterci la firma ora. Mila Montani, esperta, arriva da tanta gavetta, classe 88, è andata a mettere in difficoltà Ilaria Maruotti in ricezione, per rigiocare l'Ermea e si affida a Christine Milen, si becca il gran muro qui di, vediamo un po', Molinaro se non abbiamo visto male, e deve intervenire Guadalupi con l'Ermea che è stata doppiata da Mondovì, 8-4 il punteggio sul tabellone del Geopalace. Un po' la reazione che ci attendevamo per certi versi da parte di Mondovì, reazione chiesta anche ovviamente alla vigilia di questa partita dal coach Solforati. Mondovì, formazione costruita con l'intento di ottenere il salto di categoria, del resto sono tante le giocatrici di assoluta esperienza e di talento nel roster monregalese. Tante giocatrici che hanno già maturato esperienze importanti anche nel massimo campionato nazionale, insomma. Mondovì che punta alla promozione, Ermea che però vuole recitare il ruolo di guastafeste, ma probabilmente ha pagato un pizzico di emotività in questo approccio alla partita, senz'altro migliore per Mondovì. Ora si torna in campo con Montani in battuta dopo il time out Guadalupi, vedremo se l'Ermea riuscirà a sistemare qualcosa. All'Asia la fast per Gerosa, il punto è per l'Ermea, c'è stato il tocco a muro. 8-5, LPM, Mondovì, servizio Camilla Gerosa.
Vediamo se l'Hermé allora riesce a riprendersi dopo questo approccio un pizzico contratto. In battuta Gerosa a impegnare ancora Hardeman, l'Hermé che non riesce ad approfittare dell'errore in ricezione, poi paga Dazio con questo attacco che è vincente per Mondovì, 9-5 più 4, fino a mantenere il vantaggio la squadra di Solforati in questo avvio di primo set. La manda in battuta la palleggiatrice Maria Luisa Cumino, scorso anno a Trento appunto in A1, sempre in A1 ha giocato anche a Busto Arsizio oltre che a Legnano. Attacco murato per Renieri all'Asia in posto 4 da Milen, tocco a muro, interviene Bisconti, Cumino, la pipe per Hardeman con pallonetto, difende l'Hermea che torna da Milan, vuole farla entrare in partita. Milan che è stato un po', è stato un po' sofferente, insomma, sia macerata nell'ultimo impegno di regular season per l'Hermea che in gara 1 a Mondovì pochi punti, un approccio un po' timido. Quest'oggi si aspetta qualcosa di più senz'altro da lei, ma è Mondovì ancora a condurre le danze. Nuovamente doppiata l'Hermea 10-5. Non è riuscita fin qui a invertire il trend della formazione di Guadalupi, che come detto dà la sensazione di doversi un po' sciogliere, di essere un po' ancora contratta, problema che non sta avendo invece Mondovì, che sta giocando con rabbia, con la giusta cattiveria agonistica. Cumino ancora in battuta su Milen, erroraccio in ricezione per Cristina Milen che sta per essere sostituita, al suo posto Silvia Formaggio, la giocatrice estone, nazionale estone peraltro. Punto fisso il sestetto del CT Miceli, deve sistemare qualcosa, richiamata in panchina come detto da Guadalupi. Ora Maruotti riceve bene, attacco per Formaggio, murata all'Asia, ricostruisce ancora in posto 4 per Formaggio, pallonetto sul lungo linea, letto bene da Cumino, attacco di Populini che trova il varco in mezzo allo schieramento dell'Hermea. Guadalupi va a parlare con le sue 12-5, prende ora il largo in maniera decisa Mondovì, che Populini nel vivo del gioco, lei che ha esperienze di alto livello in Club Italia, anche in A1, ma tutto a livello insomma di nazionali giovanili. Primo tempo murato out stavolta per Barbazzini, e dunque sesto punto Hermea con all'Asia, sta per andare in battuta. Squadra piuttosto giovane l'Hermea, costruita da tanti elementi all'esordio nella categoria. Intanto seguiamo l'attacco di Populini, stavolta difende Maruotti, palla per Renieri, bel diagonale di Sofia Renieri, è servita tantissimo in questo primo frangente di partita per me, che ha provato a coinvolgere soprattutto Milan non ottenendo i risultati sperati. Ora si va dall'opposto Renieri, interessante la sua partita nella partita con Taborelli anche a livello statistico, mentre questo attacco di Hardeman è out senza tocco a muro. Hermea che prova a risalire la china, meno 4 ora, 12-8. 354 punti messi a terra regular season per Sofia Renieri, 293 invece per Veronica Taborelli, entrambe tra i migliori opposti del torneo. Qui Barbazzini non riesce a risolvere una situazione senz'altro molto favorevole, Renieri murata out, e allora ancora un punticino rosicchiato dall'Hermea, ora è meno 3, 12-9 e il time out lo deve spendere ora coach Solforati, con Mondovì che sembrava poter incanalare fin da subito il primo set sui propri binari, e invece l'Hermea dà qualche segnale di reazione ora 12-9, approfittando anche di qualche errore avversario. Vuole parlarci sopra il tecnico originario di Pesaro, lui ex Orvieto. Buona cornice di pubblico senz'altro, si è fatto sentire il richiamo dei playoff qui a Olbia, le tribune del Geopalace sono pressoché gremite ovviamente nei limiti delle capienze consentite dai regolamenti. Si torna in campo all'Asia in battuta, Hermea che prova a risalire
meno 3, 12-9 all'Asia, ancora a pizzicare Hardeman che stavolta riceve meglio. Taborelli si affida al pallonetto murato ma riesce a mandare comunque dall'altra parte. Mondovì in decisione sanguinosa davvero in casa Ermea, e allora sorride Mondovì, ripristina il più 4, 13-9 e manda Popolini in battuta nel 2000 bresciana, anche argento mondiale under 20 per lei. La scorsa stagione a Novara nel campionato di A1, attacco di Formaggio difeso da Cumino, poi Popolini appoggia dall'altra parte, c'è Caforio, palla per Renieri, Murata tiene vivo Maruotti all'Asia, ancora Renieri col pallonetto, stavolta vincente, meno 3 Ermea, 13-10. Ermea che prova a cavalcare appunto Sofia Renieri per rompere il ghiaccio in questa partita, sventolano le bandiere quattro mori sullo sfondo, questo tentativo di reazione. Formaggio sempre su Hardeman, Cumino, la statunitense ad attaccare, Murata, Bisconti, Cumino al centro per Molinaro, ci arriva all'Asia e poi anche Formaggio, l'Ermea tiene vivo, sta provando a salire di colpi anche in difesa, nel fondamentale della difesa, ma qui si becca un muro clamoroso. Ilaria Maruotti, 14-10, a centimetri, a esperienza, sotto rete Mondovì, e proverà senz'altro a farla valere fino alla fine. Molinaro, primo tempo ancora per Barbazzeni, Popolini difende, Cumino a coinvolgere Hardeman, attacco in diagonale, vano il tuffo di Giorgia Caforio, 15-10. Caforio che tiene in ricezione all'Asia, vuole l'attacco di Renieri, Murato, stavolta la firma è quella di Lea Hardeman, 16-10, frustrato allora il tentativo di reazione ermeino. Ermea che era riuscita a risalire sul meno 3, ora meno 6, è inevitabile il secondo time out di Dino Guadalupi in questo primo set per provare un po' a sistemare le cose. Inevitabilmente si fa sentire l'assenza di Babatunde, ripetiamo, assente in questa partita per un riacutizzarsi del suo problema al menisco già operato all'inizio dell'anno, ma sostituisce Gerosa. Babatunde che aveva avuto un impatto devastante gara 1, sostanzialmente al rientro, anche se l'avevamo rivista in campo oppure con Macerata, se tutto sommato ancora convalescente, è entrata a pieno regime proprio a Mondovì, al Palamanera. 15 punti, tanta presenza sotto rete, ma quest'oggi l'Ermea deve fare a meno di lei. Si torna in campo, 16-10, ripetiamo, in favore della LPM Mondovì. Attacco da posto 4 di Ilaria Maruotti, chiamato out. 17-10, aumenta il vantaggio della LPM Mondovì. Beatrice Molinaro in battuta, ex Scandicci su Maruotti, malinteso qui con Caforio in emergenza. Barbazzeni ancora a non sfruttare un'occasione d'oro, può ricostruire comunque l'Ermea che torna in posto 4 da Maruotti, diagonale stretta, difesa bene da Hardeman, attacco vincente poi per Veronica Taborelli, 18-10, dominio per Mondovì, più 8. E ancora il turno in battuta per Molinaro. Esplosa un paio di stagioni fa a Martignacco, e si era appunto guadagnata la chiamata di Scandicci nel massimo campionato nazionale. Qui è troppo abbondante il suo servizio. Allora dai 9 metri dall'altra parte si presenta Karin Barbazzeni.
18-11, vantaggio consistente per la squadra monregalese. Barbazzeni su Hardeman, il tuffo di Cumino e poi Taborelli che riesce a mandare dall'altra parte. Costruisce l'Ermea per Maruotti, ancora il muro vincente a firma Veronica Taborelli. 19-11, fin qui inconsistente Milan. L'Ermea ha bisogno allora qualcosa di più, quantomeno di Ilaria Maruotti, che però sta soffrendo il muro avversario, per usare un eufemismo. Taborelli, suo servizio su Formaggio, attacca Renieri, diagonale stretta, il tuffo, Renieri, Murata, si continua allora a giocare, Caforio torna da Maruotti, si affida al pallonetto, c'è la buona copertura di Taborelli dalla seconda linea, Populini, all'Asia interviene in qualche modo e poi Maruotti che deve offrire questa free ball, ancora la attacco dalla seconda linea per Populini, difeso dall'Ermea, si torna da Renieri con una palla impossibile da attaccare, Caforio ancora per Renieri, Visconti in maniera non proprio ortodossa e poi il pallone spinto dall'altra parte, scambi anche un po' confusi, ora Renieri ancora un pallonetto spinto, si è arrivata Cumino, Hardeman, tuffo di Caforio, all'Asia torna a coinvolgere Maruotti, il tocco a muro, tuffo di Visconti, scambio infinito, Taborelli prova a risolverla, ancora muro, Montani, Taborelli e poi Populini con una palla attaccata dalla seconda linea, all'Asia dietro da Renieri, arriva il blockout che vale il 12° punto, Ermea meno 7, 19-12, applausi che arrivano dal pubblico. Questo scambio infinito caratterizzato anche da qualche imprecisione, va detto, da una parte e dall'altra. Alla fine ha avuto ragione l'Ermea. Con Renieri che prova un po' a prendere di peso la sua formazione. Rimetterla in carreggiata, unico terminale d'attacco qui presente in partita. Renieri su Visconti, Cumino, con l'attacco di Hardeman, una bomba in diagonale per la giocatrice statunitense, è il punto numero 20 per la LPM Mondovì. C'è il cambio intanto per coach Solforati, esce Hardeman dentro Trevisan, che è peraltro un ex della partita, vista qui a Olbia nel 2016 in una stagione non fortunata per lei, condizionata da un infortunio, non le permise insomma di esprimersi al meglio. È stata molto importante in gara 1 nonostante non sia riuscita a impedire la sconfitta di Mondovì. Pasticcia ancora l'Ermea, ringrazia Mondovì, 21-12, la situazione di punteggio è eloquente con Mondovì che veleggia verso la conquista del primo set in maniera assolutamente autoritaria. Provano un po' a farsi sentire anche i tifosi di casa, c'è bisogno di svegliare, di suonare un po' la carica per la squadra ermeina, ma arriva anche l'Eis per l'ex appunto Trevisan e allora siamo sul 22-12 più 10 Mondovì. Riceve Caforio all'Asia, in banda da Maruotti, il tocco a muro, il muro vincente di Montani. 23-12, non reagisce l'Ermea. Senso unico, questo primo set è stata veemente davvero la reazione delle Pumine. Dopo l'orgoglio ferito dalla sconfitta in gara 1, riceve così così Maruotti, prova ad attaccare questo pallone, vediamo se c'è il tocco a muro, no, secondo l'indicazione del primo arbitro. E allora Mondovì va a prendersi la prima di una lunga serie di palle set. Anche gara 1 è stata contraddistinta da scarti di questo genere.
poi ribaltati da una parte o dall'altra. Dunque Permea che qui si arrende definitivamente su questo attacco abbondantemente out di Maruotti, può dal canto suo continuare a crederci, insomma questa serie fin qui ci ha abituato degli alti e bassi anche abbastanza clamorosi. Nel frattempo registriamo ancora una volta la gran reazione della LPM Mondovì, primo set a senso unico, 25-12 il punteggio parla da sé, noi ci risentiamo tra poco per l'inizio del secondo set. Che tornano in campo per il secondo set qui al Geopalace di Olbia, due numeri che certificano il predominio assoluto delle Pumine nel corso del primo set, 5 muri a 0, come avete potuto peraltro osservare durante l'intervallo nelle grafiche offerte dalla Lega Volley Femminile, 35% in attacco per Mondovì che inizia bene anche questo secondo set con questo punto messo a terra anche in maniera un po' fortunosa da Cumino, diciamo 35% in attacco per Mondovì, 18% invece per l'Ermea. Questo dicono i numeri, 1-0 nel conto per le ospiti che mandano in battuta Alessia Populini, schiacciatrice ex Novara, va forte a tutto braccio, ace 2-0 per Mondovì con il pallone smorzato dal nastro, ha ragione Populini, 2-0. Forte ancora Populini su Maruotti che tiene attacco da posto 4 per
la schiacciatrice Ermeina. All'Asia vuole il pallonetto di Renieri. Bisconti in copertura, Cumino, Hardeman, diagonale nei 3 metri, vincente 3-0. Non accenna a placarsi la furia delle Pumine sulle aquile tavolarine bianco-blu. 25-12, ricordiamo, del primo parziale, 3-0 nel secondo. Popolini ancora il suo turno in battuta forte su Caforio. All'Asia vuole l'attacco di Maruotti, ancora un pallonetto facile da leggere per Cumino. Bisconti, il muro sull'attacco qui di Veronica Taborelli, prova a rialzare la testa all'Ermea, primo punto di questo secondo set. In battuta ci va Karin Barbazzeni. Contra le classe 99 dell'Ermea Olbia su Bisconti con qualche problema, ma poi i bianco-blu si complicano ancora la vita. Cumino, primo tempo, tuffo di All'Asia. Barbazzeni, male per Maruotti, free ball per Mondovì. Taborelli, Cumino, vuole Hardeman, ma anche il pallone per la statunitense era tutt'altro che perfetto. Prova a risolvere Taborelli, c'è Milen, tornata in campo per questo secondo set, attacca Renieri, riesce a mettere a terra questo pallone, a chiudere il punto, meno 1, 3-2. Come detto, tornata in campo Milen dopo una strigliata del suo allenatore. Patrice, che era arrivata a Olbia anche perché accreditata di un carattere non tipicamente nordico, diciamo così, un carattere molto caldo, una giocatrice che ama trascinare, invece ha un po' sofferto la pressione nelle ultime partite. Anche quest'oggi il suo approccio non è stato dei migliori, ma ancora in tempo per rimediare. Nel frattempo però Mondovì continua a tenere la testa nel punteggio, 4-2, con Molinaro in battuta. Bel turno dei 9 metri anche per lei nel primo set, ricevuto Milen, attacca con grande potenza qui Sofia Renieri, sprazzi anche di Renieri, 4-3. Servizio Sofia Renieri. Renieri dai 9 metri, servizio out. Fica anche ad avere un po' di continuità l'Ermea, ha praticamente mai avuta all'inizio della partita. L'altro opposto, allora si prepara Veronica Taborelli, devastante a inizio partita, forte su Caforio che riesce a tenere Maruotti. Vediamo se c'è stato il tocco a muro, no, secondo il primo arbitro. 6-3, doppiata l'Ermea. Opposta milanese, trova l'ace del 7-3, anche in maniera un po' fortunosa. Ermea frastornata che non riesce a trovare la chiave di volta in questa partita, in cui si fa sentire ovviamente, ripetiamo, anche l'assenza di Babatunde. Renieri col pallonetto, ci arriva Bisconti, la pipe per Popolini, c'è Milen all'Asia, Maruotti non può far altro che mandare dall'altra parte. Cumino allora a coinvolgere Hardeman con una gran bomba in diagonale, 8-3 Mondovì. Vedremo se proverà ancora a pescare dalla panchina Guadalupi. Fortissimo ancora Taborelli su Caforio di seconda all'Asia. 8-4.
concentrazione di Ilaria Maruotti. Ora su Hardeman, Cumino, la pipe per Taborelli, difende Caforio, all'Asia in posto 4 da Milen, tocco a muro, ricostruisce Mondovì, Hardeman si immola Caforio con una gran difesa dalla seconda linea Maruotti, pallonetto sul quale attenta Cumino, Maruotti, Renieri e poi prova ad attaccare questo pallone abbastanza complicato Milen, c'era Visconti, Cumino, Hardeman, pallonetto spinto, è pronta Maruotti, Milen in diagonale, c'è Populini, ancora uno scambio acceso e confuso, Hardeman prova a risolverla, c'è Caforio, ancora Hardeman, è diventata una questione personale, applausi per il capitano dell'Ermea che sta provando a tenere in piedi la sua squadra, Milen ancora con un attacco pessimo e allora 9-4 Mondovì, davvero inspiegabile l'involuzione di questa giocatrice che ha disputato un ottimo campionato fino a qualche settimana fa prima di diventare sostanzialmente irriconoscibile. Hardeman, allora Caforio all'Asia, la fast per Gerosa che ovviamente è in difetto di centimetri rispetto alle giocatrici che stanno dall'altra parte del muro, segnatamente Mila Montani che ricaccia indietro il pallone, 4-10 e sembra un po' la prosecuzione del primo set con Mondovì in abbondante vantaggio, più 6, 4-10, ripetiamo, time out per coach Guadalupe. Stanno disturbando. Chissà, non l'ho visto, chi sta passando? Glielo dico. A lui? Diglielo. Si torna in campo al Geopalace di Olbia. Hardeman, Caforio, poi all'Asia, attacca Renieri, difende Hardeman, Cumino, la fast per Montani, difesa dall'Ermea, ancora la fast per Gerosa che si affida al pallonetto, Mondovì riesce comunque a difendere e mandare dall'altra parte, ricostruzione Ermea, pipe per Maruotti, fischio di invasione da parte del primo arbitro e punto numero 11 per le Pumine. Invasione abbastanza evidente da parte di Ilaria Maruotti, in questa circostanza è arrivato subito il fischio. Hardeman su Maruotti, attacca Milen, c'è Hardeman, Visconti, Populini, diagonale stretta pregevole ma buono qui il lavoro di Milen, non fa male però attaccando dall'altra parte, fast per Montani, primo tempo di Gerosa, difeso, fa cadere facilmente nessun pallone Mondovì, non fa lo stesso l'Ermea che almeno per la terza volta in questa partita lascia cadere il pallone in maniera banale e allora si affida al cambio in regia a Guadalupi con all'Asia che lascia spazio a Arianna Severin. Hardeman, Maruotti non benissimo, per usare un eufemismo, free ball offerta da Milen, ancora la fast per Montani, Mondovì attacca con tal'altra cattiveria in questa partita, Populini, c'è Renieri, Caforio, ancora Milen, difende Hardeman, Cumino, Populini, diagonale stretta, chiamata in. Con qualche dubbio sinceramente in questa circostanza dalla nostra postazione probabilmente arriverà
anzi non arriva il cambio di decisione. Tanti dubbi per questa chiamata, ma comunque anche questo secondo set, a prescindere da questo fischio, ha preso già una chiara direzione. Severin, attacco ancora per Milen che non riesce a mettere palla a terra in nessun modo. Taborelli, c'è Renieri, impossibile per lei attaccare questo pallone. Cumino alla in banda per Populini che attacca direttamente sulla rete, quinto punto per l'Ermea Olbia. Ermea che riesce dunque a prendersi il servizio, manda dalla linea dei 9 metri Camilla Gerosa, fast per Montani, buon lavoro in difesa per Renieri, Murata, Milen, ancora in emergenza, Gerosa offre questa free ball, Cumino, fast, Montani, ottimo lavoro di Gerosa. Milen non può far altro che spingere dall'altra parte. Cumino alla seconda linea, si alza Hardeman ma difende ancora l'Ermea. Muro sul tentativo di pallonetto di seconda per Severin e poi arriva la chiamata di doppia per il 14° punto delle Pumine. Montani, Maruotti e Caforio rischiano di disturbarsi, Barbazzeni col primo tempo, attacco vincente per la centrale ermeina, 14-6. Severin, e a terra Leis, la giovane palleggiatrice dell'Ermea. Lei che aveva già maturato qualche esperienza nella categoria con Torino gli anni scorsi, se 2002, prima stagione all'Ermea per lei. Cumino, fast per Molinaro, ancora Severin, Barbazzeni malissimo, allora non deve far altro che appoggiare comodamente dalla parte opposta a Molinaro con il punto numero 15 per la LPM Mondovì. Cumino, errore in battuta per lei, ottavo punto Ermea. Milen in battuta, abbiamo detto Estone, classe 96, originaria di Viliandi, arriva da una esperienza nel campionato francese. Attacco out intanto per Mondovì, 15-9 il punteggio sul tabellone del Geo Palace, secondo set in corso, primo se lo è aggiudicato Mondovì sul 25-12 Milen. Suo servizio su Visconti, Cumino per l'attacco di Populini, scelta intelligente per l'ex Club Italia, 16-9. Ora va in battuta Populini. Tanti allori conquistati con le nazionali giovanili, ripetiamo, tanto Renieri, il tuffo di Visconti prodigioso in questa circostanza, bell'attacco di Hardeman che sale in cielo e firma il punto numero 17 per la LPM.
qui forza Populini, sbaglia, ringrazia l'Ermea, meno 7, 17-10. Barbazzeni, servizio abbondantemente out. Andiamo a curiosare nel frattempo anche sugli altri campi queste serie di ottavi di finale playoff. Prima seguiamo però questo scambio con l'Ermea che riesce a mettere il pallone a terra con Sofia Renieri. Anzi, andremo a vedere un po' gli altri risultati alla prima pausa utile. Restiamo sulla partita con Mondovì fin da subito in fuga anche questo secondo set. Primo timeout Guadalupi chiamato sul 10-4. Da lì in controllo il sestetto di Solforati. Arriva l'errore in battuta anche per Renieri. Allora siamo sul 19-11. Taborelli fa tutto braccio su Caforio e Montani. Murata, c'è il fischio, probabilmente un'invasione in questo caso, e allora 20-11 Mondovì. Sorride coach Solforati, si consulta con il suo staff, sta andando tutto per il meglio. Time out Guadalupi sul meno 9 Ermea, 20-11 con la situazione che pare compromessa abbondantemente anche in questo secondo set. Dicevamo dei risultati dagli altri campi e iniziamo dalla serie di playoff che vede coinvolte anche queste due formazioni in maniera indiretta. Infatti la vincente appunto in questo turno affronterà una tra Martignaco e San Giovanni in Marignano, con San Giovanni in Marignano che si è aggiudicata gara 1 ed è avanti fin qui anche nel secondo turno. Nella gara 2 vinto il primo set la squadra romagnola sul 25-19, ma è sotto nel secondo parziale sul 19-12. Per il resto un set a testa per Ravenna e Talmassons, 25-27, 25-22, vantaggio per Busto Arsizio a Montecchio, 25-23 il punteggio del primo set, vantaggio anche per Macerata su Soverato. Andiamo a seguire questa partita con l'attacco vincente di Ilaria Maruotti per il 20-12. Dieci punti messi a terra fin qui da Populini, andando a curiosare tra le statistiche offerte dalla Lega Volley femminile, 8 invece per Taborelli e 6 per Hardeman, tre principali terminali di Mondovì. L'attacco dalla seconda linea semplicemente devastante per Veronica Taborelli, mentre si appresta al cambio Solforati. 21-12 fuori Hardeman, torna Trevisani, anche un ace per lei nel primo set. Servizio su Caforio, Severin, pipe per Renieri, riesce a piegare le mani del muro con il 13° punto per le bianco-blu. Battuta gelosa su Populini, Cumino, fast per Montani. Irresistibile per la difesa delle Aquilotte, 22-13.
Montani, Caforio, Severin, Barbazzeni col primo tempo non riesce a chiudere il punto. Caforio, Severin dietro da Renieri, si arriva però Montani, il pallone spinto all'incrocio delle linee in maniera astuta qui dall'LPM, ma oltre la linea secondo l'indicazione del primo arbitro. Allora 22-14. Severin, servizio teso su Trevisan, fast per Molinaro, senza muro, Severin non riesce a opporsi, 23-14. Cumino, Caforio, Severin, attacca Milen, difende Cumino direttamente nell'altra metà campo. Severin, primo tempo, Barbazzeni tiene vivo Mondovì che si affida a Populini che trova il blockout del 24-14. Anche qui prima palla set conquistata da Mondovì. Abile Populini a giocare con le mani del muro, a trovare come detto il punto numero 24. E allora prova a chiuderla subito senza ulteriori discussioni Mondovì, Barbazzeni con un attacco ancora piuttosto sporco, Bisconti, Populini, arriva il 25esimo punto per Mondovì con un altro blockout a senso unico, anche questo secondo parziale 25-12, 25-14. Mondovì domina fin qui al Geopalace. Noi ci risentiamo più tardi per il terzo set. Thank you.
Si torna in campo al Geopalace di Olbia, Mondovì letteralmente a un passo dal riportare questa serie al Palamanera per la bella, la sfida decisiva per stabilire chi potrà ottenere l'accesso ai quarti di finale contro una tra San Giovanni in Marignano e Martignacco. Ermea che proverà comunque a rialzare la testa in questo terzo set, Ermea che non è riuscita di fatto mai a entrare in partita, che sta pagando nettamente anche l'assenza non da poco di Maria Adelaide Babatunde, fuori a causa di un problema al menisco. In parte si può spiegare così la debacle che sta fin qui maturando, in parte, anzi in buona parte direi, c'è la volontà di reazione della LPM Mondovì, vuole fare la voce grossa, vuole ristabilire l'ordine nella serie, che affronta ovviamente con il vantaggio in termini di pronostico, squadra costruita insomma per tenere il salto di categoria, né invece squadra costruita per provare a stupire, tante esordienti, senz'altro budget diversi insomma a disposizione per l'allestimento del roster, che è riuscita a mettere qualche bastone tra le ruote delle Pumine in gara 1. Soci però non sta riuscendo nel bis, tutt'altro, gara come più volte sottolineato che fin qui ha avuto ben poca storia. Hardeman in ricezione, Cumino per l'attacco della giocatrice americana, ci arriva Caforio, all'Asia smista in posto 4 per Milen, difende Mondovì, ci riprova Hardeman con una diagonale strettissima, va out senza nessun tocco a muro, due pari. Barbazzini dalla linea dei 9 metri su Populini, Cumino attaccata a Borelli col pallonetto, c'è la copertura di Renieri, all'Asia si affida a Milen che prova un po' a sbloccarsi, se non andiamo errati questo è il primo vantaggio in assoluto dell'Ermea in questa partita, 3-2. Ancora il turno in battuta di Barbazzeni, Populini, costruzione non agevole qui per Mondovì, all'Asia, Renieri col pallonetto, tocco di Hardeman, rischia di spiazzare un po' le compagne, allora col bagger Populini dall'altra parte, primo tempo di Gerosa, difende Visconti, Montani, Hardeman in diagonale, c'è Barbazzeni ma direttamente dall'altra parte, Montani non la risolve, allora Maruotti spinge il pallone Milen dalla parte opposta, ci riprova Taborelli, Murata, allora Visconti, si va da Hardeman in posto 4, muro out per il quarto punto della LPM Mondovì. Taborelli, in cui un fattore senza ombra di dubbio nella partita, con 10 punti messi a terra, ma qui arriva l'errore in battuta che riporta l'Ermea in vantaggio, 4-3, Renieri in battuta. Andiamo a vedere anche un po' le statistiche in casa Ermea. Renieri che ha provato a fare ciò che era possibile, ora mette a terra anche l'ace del più 2, 5-3. È stata probabilmente l'unica fin qui in casa Ermea a provare a suonare un po' la carica, per questo atteggiamento abbastanza dimesso, ma non mancano tutte le attenuanti del caso insomma per il sestetto di Guadalupi. Forte Renieri, ancora tiene Hardeman che attacca, Murata che lo vivo, Cumino, Montani, Hardeman ancora, tocco a muro, poi c'è Caforio, all'Asia dietro da Renieri che sceglie questo pallonetto spinto letto facilmente da Montani,
attacco con palla spinta anche per Mondo Villermea, che si prodiga in difesa, riesce a metterci una pezza, non però sul nuovo attacco sferrato dalle Pumine, che accorciano sul meno 1, 5-4. Hardeman, ricco palmarès per lei anche a livello universitario con la Coastal Carolina, la sua alma mater, che è stata protagonista con vari titoli di MVP, un record assoluto in termini di punti realizzati, 1811 nel suo caso. Intanto arriva ancora il muro vincente e si torna in parità qui al Geopalace, 5-5. Questo terzo parziale tra Ermea Olbia e LPM Mondovì, gara 2 negli ottavi di finale playoff, con Mondovì che, lo ricordiamo, si è classificata al terzo posto nel girone B con 45 punti, frutto di un bilancio di 15 vittorie, appena 5 sconfitte, peraltro molte delle quali maturate dopo una parentesi condizionata dal Covid. Rientro non è stato dei più agevoli per il sestetto di Solforati, che però poi ha ripreso la sua marcia. Ermea che sembra giocare con un piglio un pizzico più convinto in questo terzo set, ora rimette palla a terra, si porta avanti sulle 6-5 e manda in battuta Cristine Milen. Visconti in ricezione, Cumino, la fast Montani, difesa out per la stessa Milen, 6 pari. Montani su Maruotti, all'Asia, fast per Gerosa, vediamo se c'è il tocco a muro, facendo di no con la testa immediatamente il primo arbitro di questa partita, il signor Luca Pescatore. Torna avanti allora LPM dopo questo vantaggio ermeino, prima parentesi di vantaggio nella partita, l'intera partita per il sestetto di Guadalupi. Cumino, posto 4 da Populini, Murata out, più 2 Mondovì, 8-6. Montani, Caforio in ricezione, all'Asia dietro Renieri, riesce a sfondare il muro stavolta, prova a tenersi quantomeno in linea di galleggiamento la squadra olbiese, che affronta quest'anno il suo ottavo campionato consecutivo in Serie A2 e record per una formazione femminile sarda a questo livello. Mentre arriva lei, anzi no, ci arriva con gran sacrificio Taborelli, complimenti a lei, questo sforzo. Populini intanto difende Renieri, Gerosa, Maruotti, l'attacco in diagonale, attenta Populini, il suo attacco da posto 4, risponde Maruotti, attenzione perché purtroppo c'è un infortunio per Populini che è ricaduta male sul ginocchio sinistro, questa veramente non ci voleva. Molto dolorante a terra la schiacciatrice di Mondovì. Ha piegato, abbiamo rivisto purtroppo le immagini, ora ha piegato in maniera del tutto innaturale il ginocchio sinistro, una torsione che è veramente preoccupante. Ci auguriamo ovviamente che non sia nulla di grave, ma ovviamente è stato veramente impressionante, lo abbiamo appena rivisto sullo schermo. Applausi per l'uscita di Populini, un grande in bocca al lupo. E che era stata tra le principali protagoniste peraltro di questa partita, top scorer
casa Mondovì con 15 punti messi a terra. Speriamo davvero che sia solo magari una distorsione e che non ci sia nulla di rotto. Provano a rifare ordine ovviamente le squadre in campo, a cominciare da Mondovì, che deve gestire emotivamente anche questa situazione con una partita a larghi tratti dominata, in lungo e in largo. Ora questo incidente non è banale da gestire dal punto di vista mentale. Sarà a campo ovviamente per Trevisan in casa LPM. Vedremo come reagiranno ora le Pumine, mentre tutto il pubblico del Geopalace rivolge un caloroso applauso alla schiacciatrice di Mondovì, augurandole un prontissimo ritorno in campo. Intanto Cumino per l'attacco proprio di Trevisan, che risponde subito con grinta, con carattere. 9-7 più 2 Mondovì. Milen in ricezione, primo tempo di Barbazzini, Murato all'Asi allora per l'opzione Renieri, attaccare un pallone molto staccato, abbastanza ostico, e arriva il muro di Molinaro, se non abbiamo visto male, più 3 Mondovì, 10-7. Due punti in fila per le Pumine dopo l'infortunio di Popolini. Questa è una reazione emotiva, insomma, da grande squadra, una reazione che testimonia il carattere della squadra di Solforati, che ora però commette un errore in battuta con la palleggiatrice Cumino. Servizio all'Asia, Hardeman abbastanza in difficoltà qui in ricezione, ma con un mezzo miracolo Mondovì riesce a tenere questo pallone vivo. Bagher lì dietro, Trevisan non riesce a mandare dalla parte opposta, Emea si tiene in linea di galleggiamento dopo essere andata sotto di 3, ora è meno 1, 19. Hardeman ricezione, attacca Taborelli che vede il varco dietro il muro, c'è il tuffo, prosegue lo scambio, ci riprova Taborelli, stavolta va di potenza, non riesce però a mettere a terra. Doppia per Barbazzini, ha provato a sorprendere il muro avversario. 11-9. Cesca Trevisan, classe 95, esperienze anche a Trento, l'ultima stagione in Serie 1 per lei, abbiamo visto anche a Montecchio peraltro, sempre nel campionato di A2 in passato. Cumino per l'attacco di Taborelli, che riesce a chiudere il punto solito con grande potenza. 12-9, nuovo più 3 per Mondovì. Trevisan, Caforio per correre all'Asia, Renieri sul lungolinea, Trevisan, Bisconti, Hardeman sul nastro, non c'è tocco. 10 Ermea, 12 Mondovì. Mentre anche qui alla prima pausa utile faremo un po' il punto sugli altri campi. In battuta Ilaria Maruotti su Hardeman, diceva abbastanza bene in questo caso, a tutto braccio Taborelli si riprende la scena dopo l'uscita di Popolini, che era stata top scorer, si sente
ulteriormente, diciamo così, responsabilizzata e spinge la sua squadra sul nuovo più 3, 13-10. Molinaro, ex Martignacco e Scandicci, suo servizio, primo tempo che stavolta riesce alla perfezione in Casermea, giocata al centro, chiusa appunto col primo tempo da Karin Barbazzeni, 13-11. Barbazzeni su Trevisan, attacco potente di Taborelli che stavolta non riesce a mettere a terra, poi l'Armea pasticcia ancora all'Asia, un po' di confusione, i due si scontrano addirittura, allora ricostruzione Mondovì, Hardeman però appoggia dall'altra parte, all'Asia, primo tempo stavolta per Gerosa, difeso agevolmente da Mondovì, sale ancora in cielo Hardeman, stacca pallone molto alto l'americana, lo fa imprimendo anche grande potenza al pallone, più 3, 14-11. Taborelli dai 9 metri. Maruotti all'Asia, dietro Renieri, lungo linea a sfogare probabilmente con tutta questa forza la rabbia per una partita fin qui grigia per l'Ermea, pur come detto con tutte le attenuanti del caso. Forte Renieri, pipe per Taborelli, non riesce ad arrivare bene sul pallone, prova ad approfittarne l'Ermea con Milen, difende Bisconti, Hardeman, Murata, Taborelli col tuffo e poi Trevisan ad appoggiare dall'altra parte, Maruotti all'Asia, dietro ci ritrova Renieri, stavolta col pallonetto, il tuffo di Bisconti, Cumino, Hardeman in diagonale, risponde presente Capitan Caforio per l'Ermea, Milen non mette a terra neanche questo pallone, fast per Montani, tocco proprio di Milen a muro, ci riprova la giocatrice estone, cambio opzione ma il risultato è lo stesso, c'è arrivata Trevisan, Hardeman in diagonale, ancora Caforio all'Asia, nuovamente Milen, attacco out senza tocco a muro per Christine Milen, 15-12. Hardeman, suo servizio su Milen all'Asia, gioca la pipe per Renieri, gran muro di Montani, 16-12 e ora è pronto il time out Guadalupi, primo in questo terzo set con la situazione che è stata inizialmente più equilibrata rispetto ai primi due parziali, ma ora Mondovì prova a prendere il largo. Noi ne approfittiamo per vedere un po' la situazione sugli altri campi, questi ottavi di finale playoff del campionato Ravivo Serie A2, con Macerata avanti 2-0 nel conto set sul campo di Soverato, 25-19, 25-19, 22-17 in questo terzo set, dunque Macerata si appresta a chiuderla. 2-0 anche per Busto sul Taraflex di Montecchio, 25-23, 25-23, 16-13, vantaggio Busto anche nel terzo set, più combattuta la situazione a Ravenna con Talmassons avanti per 2-1 nel conto. Martignacco ha avuto ragione su San Giovanni Marignano nel secondo set sul 25-20 e 16-13 per la formazione friulana anche nel terzo set. Vedremo un po' come andrà questa serie, intanto la fast prepotenza di Camilla Gerosa senza muro, la parte opposta con Mondovì un po' sorpresa da questa soluzione al centro per l'Ermea. Ripetiamo ancora una volta che ovviamente la squadra vincente di questa serie affronterà una tra
Martignacco e San Giovanni in Marignano. Milan in battuta, Visconti in ricezione, Cumino vuole l'attacco da posto 4 di Trevisan. C'è stato qui il tocco a muro, probabilmente è così nella lettura del primo arbitro. Milan si dispera, si arrabbia, probabilmente nelle sue rimostranze c'è anche un po' di frustrazione per il fatto di non riuscire a dare un apporto consistente alla sua squadra. Approfittiamo anche per vedere la sua produzione odierna, mentre Gerosa non riesce a mettere a terra questo attacco. Maruotti out, situazione potenzialmente molto favorevole, dicevamo, di Milan. Un punto fin qui non se lo può permettere, senza ombra di dubbio, l'Armea per poter essere competitiva quantomeno in questa serie degli ottavi di finale playoff. Per l'altra banda Ilaria Maruotti i punti sono 4, e ora arriva l'altro muro con Caforio che tiene vivo. Ci riprova Maruotti che spinge molto bene qui sul lungolinea, trova il quinto punto allora della sua partita, 18-14. Al servizio c'è Camilla Gerosa. Lo scorso anno Fanengo in B1 proprio come coach Guadalupi, quando Casermea si è trattato di cercare sul mercato terzo centrale, non ha avuto dubbi nel fidarsi appunto della giovane lombarda, che ha fatto molto bene anche lei in questo campionato. Intanto continua a martellare senza sosta a LPM Mondovì, punto numero 19, è in fuga anche in questo terzo set la squadra di coach Solforati. Delusione ovviamente per il pubblico ermeino. Cumino, Milan in ricezione, il pallonetto di Barbazzeni difeso molto facilmente, Taborelli spinge out, l'errore dell'opposta delle Pumine. 19-15, si prepara un cambio forse in casa Ermea, pescato numero 11 è quello di Leonora Minarelli, mentre arriva l'errore in battuta per l'Ermea, andrà a rilevare, vediamo chi, forse Maruotti. Due punti messi a terra per la giovane tempiese classe 2003 Eleonora Minarelli in gara 1. Intanto attacca Maruotti in diagonale, la difesa di Trevisan, Hardeman, Murata, tiene vivo Visconti, Cumino ancora da Hardeman, nuovamente il muro, ricostruzione Ermea per Sofia Renieri, diagonale potente ma non basta, Hardeman ci arriva, Caforio all'Asia, primo tempo Barbazzeni. Applausi per la difesa di Mondovì, veramente quest'oggi ha difeso alla grande su ogni pallone, e poi riesce a mettere anche a terra il pallone la squadra di Solforati, 21-15, più 6, situazione incanalata anche in questo terzo set. Secondo time out Guadalupi. LPM ovviamente deve ancora chiuderla, ma questa è la situazione, possiamo già sbilanciarci e proiettarci in qualche modo verso la gara 3 che si disputerà domenica al Palamanera, la grande occasione per le Pumine di chiudere questa serie, avanzare ai quarti di finale, ma l'Ermea vorrà rifarsi senz'altro. Arriva Leis, valutato male questo pallone, Leis per Trevisan, l'ex ancora far male, squadra in cui militò, lo ricordiamo, nel 2016. 22-15, Trevisan su Milan all'Asia, Renieri
pallonetto vincente per Sofia Renieri, al netto di tutte le attenuanti che abbiamo più e più volte sottolineato. Insomma, probabilmente l'Ermea quest'oggi ha avuto un approccio piuttosto scarico alla partita, sono mancati totalmente alcuni singoli, a cominciare proprio da Milen, verosimilmente chiuderà la partita con un punto messo a terra. Maruotti, mettere un po' in apprensione ancora Hardeman. Free ball per l'Ermea, all'Asia, si affida a Renieri, tiene vivo Molinaro, murato questo attacco di Taborelli. Hardeman mette a terra, ancora trovando un grande angolo, 23-16. Hardeman, pure lei ha reagito davvero ottimamente dopo una gara 1 che l'aveva vista sofferente in ricezione, messa in difficoltà dall'Ermea che aveva tenuto un alto livello su questo fondamentale, soprattutto nel primo set, sostituita da Trevisan buona parte della partita. Stoggi invece è stata pressoché perfetta. Renieri, soltanto lei probabilmente a tenere in piedi la bandiera dell'Ermea. Ora arriva il cambio preannunciato con Minarelli, entra per la battuta al posto di Karin Barbazzetti. Applausi particolari per lei, nata e cresciuta a pochi chilometri da qui, a Tempio Pausania, secondo anno di militanza in casa Ermea, si presenta con questo errore in battuta che consegna la prima palla match alla LPM Mondovì. Vuole chiudere presto le cose, tornare in Piemonte con un successo netto. Servizio Taborelli, forte su Caforio, l'Asia da Milen, tocco a muro, Cumino, Hardeman, c'è Caforio all'Asia e poi l'appoggia facilmente dall'altra parte. Hardeman, la serie torna al Palamanera, si va a gara 3 in questa sfida valida per gli ottavi di finale playoff della Vivo Serie A2. E vedete anche nelle immagini che ci regala il nostro Gianluca Rubio, la squadra va subito a dedicare questo successo ad Alessia Popurini, ancora dolorante là a bordo campo. Ci auguriamo in un miracolo di poterla rivedere sul Taraflex già a partire da gara 3. E allora scorrono le immagini di fine partita, parziali eloquenti in favore di Mondovì, 25-12, 25-14, 25-17 in questo terzo set. Sostanzialmente non c'è stata mai storia, allora ci sarà bisogno della bella per eleggere un vincitore, la squadra che avanzerà ai quarti di finale playoff contro una tra San Giovanni Marignano e Martignaco, con la partita che sta andando avanti e Martignaco peraltro si avvicina alla vittoria del terzo set, dunque la storia è tutta da scrivere quest'altro campo. A me non resta altro che ringraziare tutti coloro i quali ci hanno seguito. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di serata su Volleyball World.